a Milano, prima manifestazione dei lavoratori che lavorano come corrieri del cibo per diverse aziende. La ragione di questa biciclettata, di questa manifestazione di protesta? Fanno passare come un lavoretto, quando lavoretto in realtà non è, perché è un vero e proprio lavoro in cui noi ci mettiamo anche la pelle. Noi stiamo cercando di lottare per ottenere i diritti di qualsiasi lavoratore, come un'assicurazione, un vero e proprio contratto nazionale, che noi abbiamo un contratto un po' farlocco perché abbiamo la ritenuta d'acconto, quindi vuol dire che raggiunti 5.000 euro, una volta raggiunti dobbiamo o aprire la partita IVA o ci mandano a casa e sperare che l'anno dopo noi veniamo ricontattati e veniamo ripresi. Noi stiamo anche chiedendo un referente che parli non solo tramite mail, perché noi comunichiamo solo tramite mail, noi abbiamo bisogno di contattare qualcuno, avere qualcuno che ci parli faccia a faccia. Abbiamo bisogno di avere delle... noi diamo consegne, rischiamo la vita, ma non otteniamo mai nulla. Siamo lavoratori dipendenti, siamo solo più sfruttati e ricattati degli altri a causa dell'assenza di una regolamentazione di un settore che fattura milioni di euro sulla pelle di chi più di altri rischia per sé, rischia per gli altri, senza un'assicurazione che riconosca. Oggi manifestazione a Milano, Deliverance, vale a dire la manifestazione di tutti i lavoratori che lavorano come corrieri del pasto, quelli che vengono a portarci in bicicletta il pasto. È nata per denunziare delle condizioni di sfruttamento che sono inimmaginabili nella Milano del 2017. Questi giovani, questi ragazzi percorrono decine di chilometri al giorno in bicicletta per portare, come dicevamo bene, del cibo a noi per delle paghe veramente infami, con un settore di coperture assicurative di altro genere probabilmente inesistente. Puoi spiegarci come venite assunti? E so che dovete scaricare un'app e lavorare col vostro cellulare, puoi spiegarci bene questi particolari? Facciamo richiesta di lavoro su internet tramite una piattaforma di delivero. Una volta inviata la richiesta noi veniamo accettati, facciamo un colloquio. Una volta fatto il colloquio ci dispongono le varie ore e le varie zone in cui noi possiamo lavorare. Una volta che ci accettano le ore o le zone veniamo assunti, diciamo, tra virgolette. Le fasce orarie dobbiamo sperare che ci accettino i turni, perché essendo più di 500-600 rider molte volte non accettano sempre i turni. Ci sono persone che comunque questo lavoro lo usano come un vero e proprio lavoro, come primo lavoro con cui farci campare la famiglia, e sono quasi più della metà dei rider che usano questo come vero lavoro. Questi giovani in bicicletta hanno un'app sul cellulare, quindi sono monitorati costantemente, senza assicurazione peraltro. Possiamo concludere che questo tipo di lavoro, insieme ai nuovi voucher che oggi si chiamano contratto di lavoro occasionale, sono la frontiera, il nuovo orizzonte del lavoro o cosiddetto lavoro salariato. Hai fatto un quadro preciso che ricorda un film, un libro, 1984 di George Orwell. Si immaginava 60 anni fa una città in cui questi ragazzi, questi lavoratori sono telecomandati e sono degli schiavi, sono timbrati e controllati, perché se bucano, si fermano, se hanno un malore, se hanno bisogno di una toilette, ricevono automaticamente un reclamo o comunque da parte dei titolari, o comunque rischiano di deficitare quella che è la loro capacità lavorativa. È il nuovo schiavismo. Ognuno contro l'altro, chi corre più veloce con la bici, chi piscia di meno, per essere brutali, frega un altro. Ma ovviamente questo sistema porterà solamente all'annullamento di quelle che sono le migliori cose della società. In realtà non ci sono tutti i rider di Delivero che non si sono messi a disposizione quest'oggi, ce ne sono solo una parte. Alcuni hanno deciso di non scendere in piazza perché hanno paura di perdere il lavoro, un lavoro che l'azienda continua a chiamare lavoretto. Di la prova contraria, se metti a disposizione il tuo tempo, questo deve esserti riconosciuto economicamente, per quanto la pensi Delivero, la società di Matteo Sarzana. Le condizioni di vita, di lavoro e di dignità di ognuno possono migliorare solamente stando tutti insieme e lottando, come fanno per forse una delle prime volte queste ragazze oggi a Milano, che hanno anche molto coraggio di metterci la faccia anche
di fronte a quelli che sono i controlli e domani rischiano di perdere il posto di lavoro solamente perché hanno scioperato. I lavoratori che manifestano, manifestano a faccia scoperta, invece voi dovete mettere una maschera, perché rischiate di non avere più le commesse? Rischiamo di che ci vengano tolti i turni o rischiamo che ci tolgano le consegne. Diciamo che comunque è un rischio, perché come potete vedere non siamo tantissimi, ma siamo comunque la maggioranza delle persone che cercano di ottenere i diritti dei lavoratori di food delivery. Solidarietà, quando vediamo un lavoratore che lotta, stringiamogli la mano, ascoltiamolo, cerchiamo di capire cosa gli racconta, perché quello che succede oggi a lui, purtroppo con la crisi economica incombente, domani può accadere anche a te.